Purtroppo un altro episodio di cronaca, un'altra bambina di 5 anni finisce vittima di un pirata della strada. La Lega Nord che cosa chiede? La Lega Nord ha depositato da tempo una proposta di legge con la quale chiede l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, e cioè il reato di omicidio stradale. Lo fa mossa soprattutto dalle istanze avanzate dalle associazioni che raccolgono sfortunatamente i parenti di chi è rimasto vittima di un atto di pirateria stradale. Chiediamo di più che venga riconosciuto il dolo e quindi non semplicemente come oggi avviene l'omicidio colposo a chi in stato di alterazione a seguito dell'assunzione di alcol o stupefacenti si pone alla guida di un'autovettura. Questo perché noi riteniamo che vi debba essere in chi si pone alla guida di un mezzo in quello stato la consapevolezza che potenzialmente diventa un omicida. Matteo Renzi aveva anche promesso di muoversi in questa direzione, ma fino ad oggi il governo non ha ancora fatto nulla. Guardi, giacciono credo diversi progetti di legge depositati sia alla Camera che al Senato che vanno anche nella direzione da noi auspicata. Matteo Renzi nel discorso di insediamento, quando gli è stata votata la fiducia, aveva promesso, citando l'episodio di una persona che dei familiari di persone che conosceva direttamente, che erano stati colpiti da un lutto, l'intenzione di arrivare a introdurre questa fattispecie di reato. Lui allora aveva dichiarato che era inaccettabile, e noi non possiamo che dargli ragione, inaccettabile che chi uccide un bambino, un ragazzo o comunque una persona sotto l'effetto di alcol o stupefacenti possa tutt'al più rischiare una pena, che gli venga comminata una pena inferiore a quella che viene comminata per un reato inferiore di serie B, ecco, diciamo in qualche modo.